Telefonata sconvolgente tra il Papa e Fabio Fazio. Fazio risponde, che ca vuoi? Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Rimani fino all'ultimo, perché abbiamo una domanda per te. Fabio Fazio, il carismatico presentatore di Che tempo che fa, ha recentemente rilasciato un'intervista esplosiva nel popolare podcast Muschio Selvaggio, condotto da Fedez e Davide Marra. Durante questo podcast, Fazio ha gettato nuova luce sul suo complicato rapporto con la RAI, sollevando interrogativi che hanno scatenato un autentico turbine di pettegolezzi riguardo al suo addio alla storica emittente televisiva. L'intervista è stata un vero e proprio viaggio nell'animo del presentatore, in cui ha discusso a cuore aperto il suo distacco dalla RAI. In modo incisivo, ha ribadito i concetti espressi nelle settimane precedenti rispetto alla sua uscita dal servizio pubblico. «Non ho mai detto che mi hanno cacciato», ha affermato Fazio, sottolineando che dopo 40 anni in un luogo, questo diventa come una casa. Quando gli dicono che l'affitto non si rinnova, è normale sentirsi spaesati. Uno dei momenti più intriganti dell'intervista è stato quando Fabio Fazio ha condiviso un retroscena incredibile riguardo a un'intervista a Papa Francesco. Fazio ha rivelato la straordinaria umiltà del pontefice, sottolineando che non si aspettava certo di ricevere una chiamata diretta da lui. Con un tocco di umorismo, ha condiviso il momento in cui ha ricevuto quella chiamata. Fazio ha confessato a Fedez durante l'intervista che l'unico che lo chiama con il numero anonimo è il suo commercialista. Quindi Fedez ha risposto, gli avrai sicuramente risposto con una battuta. Ma Fazio risponde, non esattamente. Gli ho risposto con la frase, che ca vuoi? Cosa ho dimenticato di fare? Ma il momento più straordinario è stato quando Fazio ha sentito una voce familiare dall'altro capo e non era il suo commercialista. Infatti si è presentato dicendo, ciao, sono Papa Francesco. La conversazione è stata tutto tranne che ordinaria e ha svelato le emozioni che entrambi hanno provato in quell'istante. Fazio ha confessato, oh mamma mia, mentre il Papa ha risposto con un sorriso, no, papà mio. Questo scambio insolito ha avuto luogo un mese prima dell'esplosione del conflitto in Ucraina, rivelando un desiderio condiviso di cercare una soluzione. Questo è solo un assaggio di ciò che Fabio Fazio ha svelato in questa affascinante intervista. Cosa pensi di questa straordinaria telefonata tra Fazio e Papa Francesco? Lasciaci il tuo commento e le tue teorie su questo incontro insolito. Ti ringraziamo per aver guardato questo video. Ti invitiamo a lasciare un mi piace e ad iscriverti al nostro canale.